Benvenuti su Top Off. Il marchio di intimo Victoria's Secret è uno dei marchi più famosi, più belli e soprattutto più sexy che si possano mai desiderare. Ma a parte le supermodelle, la lingerie che vi lascerà letteralmente a bocca aperta, che cosa sapete di questo famoso marchio? Ebbene, oggi su Top Off vi propongo una classifica dei 5 segreti che nessuno sa di Victoria's Secret. Siamo nel 1977, dove Roy Raymond decide a San Francisco di mettersi in proprio e creare una piccola, incredibile produzione di lingerie. L'idea gli venne soprattutto per cercare di spronare gli uomini a comprare la lingerie per le proprie mogli, lingerie che lui trovava essere molto poco sexy, molto poco appropriata. E così, con questo intento e cercando di sdoganare il più possibile l'idea di un uomo che non si deve interessare a cosa porta sua moglie, letteralmente Reynolds spopolò. Questo famoso brand porta nel suo marchio il nome Victoria, ma perché questo nome? Molti pensano che il nome sia stato dato grazie alla moglie di Ryan, ma si sbagliano di grosso, dato che la moglie di Ryan non aveva assolutamente il nome Victoria. Bensì questo famoso personaggio si era ispirato a una grande regina, appunto la regina Victoria, e al periodo vittoriano, pieno zeppo di merletti, pieno zeppo di cuciture rifinite, pieno zeppo di piccoli accorgimenti che rendevano assolutamente grande, bella e molto sexy una donna. Roy era decisamente un maestro e aveva creato un impero incredibile, un impero talmente vasto che qualcuno ci aveva messo gli occhi addosso. E così nel 1982 Limited Brands decide di acquistare per la spropositata cifra di $1 milione l'intero marchio Victoria's Secret. Per Roy fu assolutamente un colpaccio, $1 milione erano tantissimo e ne investì subito una parte per creare abbigliamento per bambini. Ma sfortunatamente le cose non andarono per il meglio e l'azienda fallì miseramente. L'uomo cadde in depressione, la moglie lo lasciò e lui fu ritrovato morto suicida dopo aver affogato i suoi dispiaceri nell'alcol. Ogni volta che parliamo del marchio Victoria's Secret ci vengono subito in mente le sue bellissime modelle. Alessandra Ambrosio e Adriana Lima sono forse due delle modelle più famose in assoluto e grazie al loro fisico, grazie soprattutto alla lingerie, loro riescono a mettere in risalto tutto quello che possono offrire. Perché vedete, quando parliamo di Victoria's Secret dovremmo solo ed esclusivamente concentrarci sulla biancheria, sui costumi, sulle mutande, sui perizzoni che sono stati prodotti. Ma negli ultimi anni l'idea è molto cambiata, dato che dalla biancheria ci si è spostati verso la modella. Un'idea che non piace a tutti e soprattutto non piace ai produttori, che sì, devono cercare di rendere la loro lingerie desiderabile e devono mettere delle bellissime donne a sponsorizzarla, ma non possono di certo venderla se le proprie modelle non sono a dir poco perfette. E se oggigiorno non vedete più modelle anoressiche sopra la passerella ma sono un po' più curvy, dovete ringraziare solo ed esclusivamente questo marchio. Ma non è vero che Victoria's Secret fa solo modelli di intimo, non fa solo reggiseni per i zomi, ma vuole in tutto e per tutto far parte dell'intimo della donna e ha creato tantissimi prodotti soprattutto per le donne sportive. Qualità, tessuto e soprattutto tecnologia oggigiorno vengono utilizzati dal marchio Victoria per tutte le donne, di tutte le forme, di tutte le misure, che vogliono stare comodi sia nella propria intimità sia durante le attività sportive. Il marchio Victoria's Secret quindi non sono solo modelle, ma è bensì tutto quello a che fare con l'intimo, con la sensualità delle nostre bellissime donne. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un like.